le iniziative che noi abbiamo proposto e che la Presidenza del Consiglio ha accolto con grande favore sono naturalmente un Consiglio regionale straordinario. Prespongo il 18, una data 18-19, una data intorno di luglio, intorno a quella che fu nel 70 la data di insediamento del Consiglio regionale, perché il Consiglio si insediò il 6, ma poi la prima riunione avvenne effettivamente il 18. Io colgo ancora l'occasione, tra l'altro, per mandare un saluto al primo Presidente del Consiglio regionale, che fu Marcello Russo. Speriamo di avere la sua disponibilità per delle iniziative o per una iniziativa che potrebbe essere per l'appunto quella della riflessione del rapporto Stato-Regioni, che è di particolare attualità in un momento come questo, in un momento di stress test, come potremmo dire, cioè di emergenza, di straordinarietà. Si è visto quanto è ancora tutto da chiarire in fondo il rapporto tra lo Stato e le Regioni e quanto sia importante il ruolo delle Regioni anche in una circostanza come quella straordinaria di una pandemia. Faremo anche proporremo l'installazione di un'opera d'arte che ricordi i 50 anni di attività. Abbiamo anche ascoltato dei giornalisti che probabilmente sono stati presenti già dal 70 e hanno seguito le vicende regionali, affinché si editi una pubblicazione che ricordi fatti, momenti cruciali, aneddoti e che possa essere divulgato. Ho detto che noi come consiglieri emeriti siamo a disposizione per un programma di incontri nelle scuole, di divulgazione nelle scuole del significato del ruolo di un ente istituzione come la regione Abruzzo.